Ciao ragazzi, finalmente ho finito di addobbare tutta la casa per il Natale. Nello scorso video vi ho fatto vedere qualcosa, se ancora non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede. Oggi invece vi faccio vedere tutto il resto, quindi quello che sono andata ad inserire per completare tutti gli addobbi, per completare insomma tutti gli angoli di casa che volevo addobbare. In realtà la zona notte non l'ho fatta, ma più che altro mi sono concentrata sull'esterno, il soppalco e la zona giorno. Vi lascio alle clip che ho registrato nei giorni precedenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Esattamente 2 settimane fa abbiamo fatto l'albero di Natale. Come prima cosa, base in vimini. Quest'anno ho deciso di prendere la base per coprire la struttura dell'albero perché esteticamente non è molto bella da vedere. E poi abbiamo preso l'albero di Natale che teniamo sempre montato nel sottotetto. Avendo lo spazio lo mettiamo via senza addobbi, ma comunque già montato e con i rami inseriti. In questo modo ogni anno andare a assemblarlo è molto più veloce. Una volta sistemati tutti i rami, via di lucine e poi via agli addobbi. Vi faccio prima una panoramica di com'è attualmente il soppalco, quindi l'unica cosa di Natale che c'è è appunto l'albero, che potrebbe restare soltanto lui perché già quello fa tanto, fa sicuramente la differenza. La cosa assolutamente che non può mancare secondo me in una casa nel periodo di Natale è proprio l'albero, il resto è un di più che io ho preparato e adesso vado a sistemare tutto quanto e non vedo l'ora. La settimana successiva ho completato con le decorazioni natalizie partendo dal mobile della televisione. Ho dato prima una spolverata e poi ho inserito qualche elemento natalizio, come ad esempio la slitta in legno, l'insegna di Maison du Monde, l'alberello di Natale, le lucine e il gufo. Anche su questa poltroncina ho aggiunto un cuscino natalizio che secondo me non può mai mancare e poi il pacco regalo luminoso di Lidl. Sul divano avevo già i cuscini natalizi, quindi ho aggiunto semplicemente la scritta e una pianta sul tavolino davanti al divano. Ho dato una sistemata a tutti i cuscini perché le cagnoline ci salgono sempre per giocare e mi spostano ogni volta tutti i cuscini. Completato il soppalco, qualche giorno dopo ancora mi sono dedicata all'esterno. Sono partita dal finestrone della cucina, sono andata a dare una pulita al vetro e poi ho inserito questi stickers con i fiocchi di neve che ho preso l'anno scorso da Maison du Monde. Poi ho inserito questo meraviglioso fiocco di neve che ho da diversi anni, che ho messo sull'inferriata della finestra, e poi l'arenna di Lidl vicino alle sfere luminose. E questo è il risultato. Io trovo che ci stiano molto bene. Le lucine le avevamo già messe sulle travi ancora la settimana precedente, così anche l'esterno finalmente è completato. Tornando all'interno di casa, ho ultimato con le ghirlande che metto sia sulla ringhiera in ferro che sul parapetto in vetro. In questo caso mi sono fatta aiutare da Alice, visto che quel pomeriggio era a casa con me. Abbiamo fissato la ghirlanda con le fascette e poi, visto che avevo delle lucine che mi erano avanzate, abbiamo deciso di inserire le lucine su tutta la ringhiera, partendo dalla zona del divano.
Finalmente il nostro aiuto è arrivato poi anche ste per fissare la ghirlanda sul parapetto in vetro e questa la fissiamo con lo scotch, quello che utilizzo per i pacchi. Partiamo dall'ingresso di casa, la prima cosa che si vede quando si entra, quindi panoramica sulla sala da pranzo e sui gradini che poi portano alla zona notte, perché quest'anno abbiamo deciso di decorare anche questo angolino. Se vi ricordate, i gradini noi li abbiamo rifatti a gennaio con l'anno nuovo, quindi l'anno scorso, non essendoci questa forma, non essendoci lo spazio a sufficienza per mettere qualcosa, non avevamo messo niente. Quest'anno invece abbiamo optato per questa soluzione, che devo essere sincera, non mi convince del tutto, non so perché. Però dai, alla fine c'è comunque un tocco di Natale anche qui, dato proprio dall'albero di Natale. Questo tra l'altro è vecchissimo, l'avevamo preso tanti anni fa io e Stella, che è molto piccolino, però è perfetto per questo angolo di casa. Le palline che abbiamo messo sono quelle che avevamo lo scorso anno, quindi bianche con i glitter e bianche in madreperla, e poi ho inserito i nuovi acquisti di Maison du Monde, queste dorate con l'orsetto, queste con le stelline che avete visto nell'ultimo video e poi queste che mi ha realizzato una ragazza, una pagina Instagram, e realizza tutte queste palline personalizzate con i vostri nomi, quindi Bianca con il nome Giada in dorato e la stessa per Ste con il suo nome, cioè sono bellissime. E poi questa renna che mi ha dato mia mamma, che è bellissima, in rosso, quindi riprende un po' i vari dettagli che ci sono qui sotto. Sopra invece sono andata a togliere i tre poster che avevamo, le tre stampe che c'erano, e ho messo le calze della Befana, tre calze diverse, anche perché uguali non le avevo, e devo dire che non mi dispiace come ci stanno. Sopra la stufa in realtà vi avevo già mostrato cosa sono andata a mettere nello scorso video, comunque molto velocemente vi rimostro tutto. Ho aggiunto anche una candelina rossa. Poi, su questa parete, quindi la parete della televisione, al centro della tavola, sempre il solito vaso con questo bouquet di fiori secchi di Colvin, che ci sta da Dio anche in questo periodo. Qui invece il mio amatissimo albero alternativo di Maison du Monde con tutti gli addobbi rossi, una candela accesa, la ghirlanda con le lucine al centro. L'unico addobbo che ho messo è questa stellina con la scritta Buon Natale, un'altra candela e poi questa renna. Ho spento un attimo la lampada per farvi vedere meglio la renna di peluche, molto carina, e l'ho appoggiata sopra il Furbo Dog. Questa è la telecamera che ci dà la possibilità di guardare le cagnoline quando siamo fuori casa. Dietro la tenda ci sono tutte queste lucine meravigliose. Trovate il link per acquistare queste lucine su Amazon. La cosa bella è che non hanno bisogno della corrente, vanno con le batterie, quindi potete metterle davvero dove preferite. E poi fuori ci sono già tutte le luci di Natale accese, ovvero queste che abbiamo sulle travi, e poi si intravede l'arenna, che è di Lidl, presa diversi anni fa, puntualmente la metto fuori perché trovo che sia bellissima. Arriviamo adesso alle scale che portano invece al soppalco. Come ogni anno abbiamo messo la ghirlanda sulla ringhiera, quindi nella prima parte qui, nella seconda parte delle scale, e poi intorno al soppalco, alla struttura del soppalco, quindi dove c'è il divano. Quest'anno abbiamo messo le lucine. Ho spento così da farvi vedere l'effetto. Allora, queste sono le lucine qui dove abbiamo la televisione, e questo è l'effetto delle lucine sulla ringhiera.
Guardate come ci stanno bene. La ghirlanda è molto semplice perché è innevata, però non c'è nessun tipo di addobbo, nessuna lucina su questa prima parte, e le fissiamo con le fascette. Da questa parte invece siamo andati appunto ad inserire le lucine, visto che c'erano, mi spiaceva andare a non buttarle, però insomma non utilizzarle. E poi si arriva al soppalco, che è sicuramente la zona di casa più addobbata per il Natale. Ho acceso le luci così potete vedere meglio. Partiamo da lui, l'albero di Natale, che quest'anno abbiamo deciso di fare sui toni del dorato, e poi c'è qualche dettaglio rosso, ma giusto poche cose. Poi qui sul mobile c'è lo gnomo, un paio di candele e l'insegna con la slitta e il giorno di oggi, ovvero il 6 dicembre. Poi da questa parte invece ho messo lo specchio, un cuscino natalizio e il pacco regalo, anche questo è di Lidl, come la renna. E poi il cavo che vedete adesso è momentaneo, questo qui sotto, perché mi serve per far andare le luci, in quanto in questa presa qui non ho la presa asciugo piccolina da poter inserire, la devo comprare, dopo la prolunga andrà a sparire. Però intanto ci tenevo a farvi vedere tutto quanto. Zona del divano con i cuscini natalizi, come vi ho già mostrato su Instagram. Sul tavolino ho messo semplicemente questa scritta che si illumina in legno e questo vaso. L'ultimissima cosa che abbiamo inserito proprio oggi è la ghirlanda anche sul parapetto in vetro. Questa la fissiamo semplicemente con lo scotch, quello che utilizzo per i pacchi, perché altrimenti non c'è altro modo. E sui gradini ho messo questi due peluche, uno di Maison du Monde, questo non ricordo dove l'ho comprato, comunque ha qualche anno, e trovo che ci stiano molto molto bene. Ovviamente la ghirlanda prosegue anche nella parte alta del soppalco, questo più piccolo. Ed ecco qua, questo è il risultato finale. Fatemi sapere se vi piace con un pollicino in su e fatemi anche sapere se voi avete già finito di fare tutti gli addobbi, di mettere tutto, o se invece dovete ancora ultimare qualcosa, o magari dovete ancora iniziare, però penso di no. Iscrivetevi, mi raccomando, per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo molto presto. Ciao!